Serenella Antoniazzi, buongiorno. Buongiorno a lei e ai gentili ascoltatori. E benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole per raccontare il suo libro intitolato Fantasmi, Apogeo Editore. Leggo nel risvolto di copertina che Serenella Antoniazzi vive in Veneto, è consulente d'impresa, si occupa di progetti legati ai fondi europei, è autrice di Io non voglio fallire, un'imprenditrice in lotta per salvare la propria azienda, libro pubblicato nel 2015, e poi ha pubblicato dei racconti, autrice tra l'altro di una pièce teatrale Rosso, Io non voglio fallire, cura la rubrica Pensieri di donna per la rivista di geopolitica Atlantis Magazine. Ma che sarà mai la geopolitica, Serenella Antoniazzi, per chi non la conoscesse? Allora, io mi sento un pesce fuor d'acqua all'interno della rivista Atlantis perché da grandi professionisti si affrontano temi legati all'ambiente, al clima, ai cambiamenti economici e sociali che avvengono attraverso le guerre, ahimè, o ai cambi di governo. In tutto questo c'è la rivista Pensieri di donna, perché molto spesso questi grandi problemi del mondo offuscano quello che è il quotidiano. Per cui una riflessione al femminile di come si vedono questi avvenimenti, a volte tristi, a volte devastanti, a volte così lontani, perché siamo talmente abituati a vivere la violenza nel telegiornale, nei videogiochi, nei telefilm che accompagnano la cena, che ciò che succede nel resto del mondo, dalla fame verso i bambini, alle grandi guerre, alla sofferenza dei migranti, non ci tocca più. E quindi una riflessione da donna, da moglie, da madre su questi temi, con un occhio un po' diverso da quello che può essere il professionista o l'autorevole voce che li analizza semplicemente nel contesto. Magari semplicemente non è la parola esatta, ma riducendo quello che può essere l'impatto emotivo. E a proposito di impatto emotivo, Serenella Antoniazzi, non possiamo che incontrare un impatto emotivo e anche un impatto con la commozione, leggendo il libro intitolato Fantasmi. Io vorrei che lei ci facesse vedere con le sue parole l'immagine di copertina, perché ci fa entrare proprio nel tema di questi fantasmi che lei ci ha evocato in questo libro per le sue circa 150 pagine. Per la copertina devo ringraziare il mio editore. Paolo Spinello ha saputo cogliere quello che avevo in mente e che probabilmente ognuno di noi può immaginare su questo sfondo nero. Dallo sfondo nero si evidenziano due mani, una giovane e una segnata dal tempo. Non possiamo sapere di chi siano perché non c'è la possibilità di vedere oltre le mani. Possiamo solo comprendere che in questo momento le nostre mani potrebbero essere le giovani, ma domani potrebbero essere le vecchie. E se non trovano niente e nessuno a cui aggrapparsi, la solitudine della copertina nera è qualcosa che ti risucchia all'interno. Tutto è cominciato parlando con Agnese, 1,50 m, era alta, 1,50 m di tenacia, c'è scritto, di caparbietà, generosità e così via, nella postfazione di questo libro a cura di Luisa Lazzaroni. Ebbene, tutto è cominciato, dicevo, con Agnese che racconta a lei qualche cosa durante un pranzo di famiglia e da lì è scattato il bisogno, la necessità, l'urgenza di dare testimonianza a questo racconto. Agnese è una persona reale, così come lo sono le storie all'interno di Fantasmi. Abbiamo dovuto cambiare alcuni nomi perché sono ancora vive e vivono ancora presso alcune strutture del Veneto orientale. Ascoltando i racconti di Agnese, ahimè, ho dovuto fare una riflessione amara su un periodo della mia vita dove anch'io ho avuto una persona cara, ricoverata presso una casa di riposo. E la mia In qualche volta imbarazzo nell'affrontare queste situazioni mi aveva sempre allontanata dall'approfondire quella che poteva essere la vita sia degli ospiti che delle persone che li accudivano. Ascoltando Agnese la drammaticità delle storie, ho dovuto assolutamente riaprire una finestra facendo una riflessione personale di come mi ero comportata io e di che colpe potevo avere io nella solitudine di persone meno fortunate.
e allo stesso modo capire anche le difficoltà di questi professionisti che etichettiamo, ce ne ricordiamo quando vediamo eventi violenti e di maltrattamento, criticando l'operato, ma non entrando in quello che è il vissuto di queste figure professionali. Allo stesso modo con il mio lavoro oggi analizzo tutto quello che potrebbe essere lo sviluppo del social housing o del vissuto futuro e quindi mi chiedo se le strutture di accoglienza oggi per anziani o per persone con malattie degenerative sono adatte e stanno camminando al passo con la necessità della crescita delle persone, non fisica ma bensì mentale. I suoi racconti di questo libro sono racconti che ci fanno entrare in queste case di cura per anziani, ora che è tutto quanto una sigla, queste case di cura si chiamano RSA, che sta per? Residenza sociale. Per gli anziani, credo. Accolita, sì. Ecco, qualcosa del genere. Io ho sempre un'avversione nei confronti delle sigle, quindi preferisco la dizione normale. E da quel racconto che le ha fatto Agnese, ricordo che nel risolto di copertina c'è scritto, se ricordo bene, Agnese prende per mano Serenella. Ecco, vi siete prese per mano e qui ritorna l'immagine della copertina. La prende per mano, la fa partecipe del suo lavoro cominciando la mattina ad alzare gli anziani e così via, ma soprattutto la fa partecipe di un lavoro importante, di una sofferenza per la quale non ci sono medicine, proprio non ci sono medicine. La malattia più grave, come ha detto Madre Teresa, lei chiude il libro con queste parole, la malattia più grave non è la lebbra o il cancro, ma la sofferenza dovuta al sentirsi trascurati, abbandonati e soli. Queste pagine che lei ci propone sono pagine di dolore, di solitudine, di abbandono e di trascuratezza, soprattutto al di là di tutti i problemi fisici che una persona anziana ha nelle case di cura. Sì, io vorrei anche ampliare quello che è il messaggio di Fantasmi. Accoglie nelle sue pagine storie di solitudine di persone anziane, come abbiamo detto, che entrano nelle RSA, case di riposo, perché non hanno nessuno a cui affidarsi nel momento in cui hanno bisogno di essere sostenuti e accuditi. Allo stesso tempo entrano nelle case di riposo negli anni 80 i malati mentali che, chiusi i manicomi, si ritrovano abbandonati perché le famiglie non sono in grado di accoglierli oppure non hanno più nessuno. E quindi Agnese scopre, anche coraggiosamente, perché ad un certo punto, non capendo, sforza la pagina della porta di un ambulatorio, entra per capire e leggere cosa c'è scritto in queste cartelle cliniche, e lì si trova un mondo che mai avrebbe pensato e cambia quello che è il suo atteggiamento di professionista. Non è solo l'infermiera, perché all'epoca erano infermiere diplomate, che accudisce, fa l'iniezione e dà le pastiglie o quello che serve per la cura del paziente, ma bensì cerca di vedere cosa c'è all'interno di queste scatole vuote, apparentemente vuote, perché ormai questi sguardi, questi corpi provati, sembra che non abbiano né anima né cervello, né mente né pensiero. E questo le apre veramente un mondo di sofferenza, ma allo stesso tempo trova il coraggio di affrontare quello che succede a lei nella vita con la positività. Agnese è positiva di suo, lei non vede il bicchiere mezzo pieno, lei vede il bicchiere pieno, il rubinetto, ma addirittura l'acquedotto e la fonte da dove nasce. E questo è il suo carattere, alimentato e cresciuto e continua ad andare avanti così nonostante la sua vita quotidiana sia difficile, perché da queste storie di grande dolore trae la positività di andare avanti nei piccoli gesti, perché nonostante ciò, queste persone apparentemente abbandonate da tutti, hanno ancora la forza e la volontà di sorriderle, di dargli un consiglio, di farle una carezza. Consiglio, una carezza, e questo essere presenti è importante, perché vale più di mille altre cose, anche semplicemente lo stare in silenzio vicino a chi ha un dolore. Il senso,
il senso dello Stabat Mater, no? Quella madre stava in silenzio, però c'era. Ecco, queste persone che ci sono vicino agli anziani delle case di cura sono delle persone straordinarie, perché il loro tempo è un tempo prezioso, prezioso nel senso perché regalano tempo, regalano compagnia alle persone che sono lì dentro un letto oppure su una sedia a rotelle. Tra le tante storie che vediamo raccontate in questo libro, vogliamo sceglierne una, Serenella Antoniazzi? Non ho storie all'interno che preferisco, diciamo che quella che mi ha colpito di più è stata Violet, che è una donna che nasce nel 1920 e durante la Seconda Guerra Mondiale, siccome ha un'educazione ecclesiastica, cresce all'interno di un monastero per cui ha le suore come maestre. Viene data in sposa, compiuti 18 anni, a una persona molto importante, che ha un ruolo importante, ma che fa parte anche delle camicie nere. Lei naturalmente non è una donna appariscente e dai modi piacevoli per quello che potrebbero essere le richieste del marito. Ha una figlia, ma non è la moglie che lui desidera e si invaghisce di una donna molto più disponibile e che accontenta più i gusti di questo marito che ha circa 20 anni in più. E con l'aiuto di un medico amico, questo marito la rinchiude in manicomio. Portano via Violet durante la notte e lei urla, chiamando la bimba Anna, che praticamente non si rende neanche conto di quello che sta succedendo. Le suore del manicomio che la accolgono vengono a sapere subito del motivo per cui Violet è lì e della storia della figlia, e la nascondono in qualche modo, la proteggono tenendola in cucina, perché gli abusi, le cattiverie, l'elettroshock, i vari esperimenti che vengono fatti all'interno dei manicomi non la sfiorino. Quindi Violet invecchia all'interno del manicomio lavorando in cucina insieme alle suore. Chiudono i manicomi tra il 79 e l'81, 1981, e Violet finisce in casa di riposo a Caule. Conoscono la storia Agnese come le altre colleghe e in qualche modo cercano di starle vicino per questo fine vita. E lei parla pochissimo, ma nonostante sia una donna silenziosa, esile, consumata, ha ancora un viso elegante e un portamento elegante, quindi le brutture non le hanno tolto l'essere donna. Quando Violet è in fin di vita, la sorella che viene informata, che sapeva tutto ma non si era ribellata perché lei e i familiari avevano avuto paura di questo marito così violento e potente, riferisce alla figlia, la figlioletta ormai quarantenne, che la mamma non è morta ma che ha avuto questo percorso e che sta morendo in casa di riposo. La figlia raggiunge Violet e Violet muore tra le braccia della figlia. Allora, questo racconto, al di là della drammaticità che può avere, la riflessione che porta è: ci sono persone che non hanno il coraggio, pur sapendo, di ribellarsi e difendere coloro che amano. E può sembrare un racconto di 40 anni fa, ma è attuale quando noi vediamo la violenza sulle donne, perché questi assassini hanno comunque delle madri, delle mogli, delle sorelle, delle amiche, delle nonne, delle cugine, delle conoscenti che conoscono l'indole e ciò che fanno e provocano alle mogli, madri magari dei propri figli. Allora quell'indifferenza letta fra le pagine di Fantasmi, che ci porta indietro di 40 anni fino a portarci ai giorni odierni, sono quotidiane, hanno semplicemente vestiti diversi, arredamenti diversi, musiche diverse, ma sono attuali più che mai. Ed è questo che a me ha fatto tanto male ascoltando Agnese e rendendomi conto di quello che stava dicendo e raccontando, ho dovuto chiamare Paolo Spinello e dirgli: Paolo, ho saputo di questi racconti. A mio avviso, se li mettiamo giù, se riusciamo a trasformarli in un libro,
possiamo, attraverso le parole e l'importanza delle parole, dire che cosa è successo anni fa, ma che cosa sta ancora succedendo. Perché prima o poi questo dovrà cambiare. Dovrà cambiare perché solo attraverso la cultura si in qualche modo disarmerà l'ignoranza e la cattiveria. Sono storie che a volte hanno dell'incredibile, Serenella Antoniazzi, come quella che lei raccontava, come quella di Maria, di Odilia, di Matilde, come quella di Paolo, un segreto di una grande vergogna. E leggendo per esempio la storia di Paolo, sembra di vivere una scena di un film, nient'altro che quello. E leggendo la storia di Paolo, di questo bambino murato vivo, per così dire, leggendo la storia di questo bambino, ho cercato di entrare in dialogo con questa tristezza e non leggerlo come fosse un racconto di fantasia, una finzione, qualche cosa di, come dicevo poco fa, di una scena di un film. Sono scene che sono reali, sono state raccontate e la parola ha un qualcosa di terapeutico in maniera straordinaria in questo modo. E Serenella Antoniazzi, il lavoro che lei ha fatto attraverso questo libro Fantasmi in collaborazione con Apogeo Editore, credo che sia encomiabile, perché non possiamo avere nient'altro che la parola, la testimonianza, e un libro serve per testimoniare. E che cosa ne dicono i suoi lettori, Serenella Antoniazzi? Faccio solo un appunto su Paolo, che è ancora vivo, per cui non è il suo vero nome, ma è ancora ospite presso una casa di riposo e ogni tanto Agnese lo va a trovare perché non riesce a farne a meno, perché nasce un rapporto di affetto importante, perché praticamente questa persona è cresciuta, è diventata grande con Agnese, che oggi ha 59 anni, Agnese ancora sta lavorando. E cosa dire? Quello che mi ha dato Fantasmi, io ho cominciato a scrivere per necessità, come diceva lei prima, io non voglio fallire e ciò che mi è accaduto. E siccome non riuscivo a rendermi conto che quello che mi stava accadendo era vero, volevo inizialmente mettere nero su bianco per poi rileggere e capire se veramente io ero dentro un film oppure mi stavo inventando o vivendo su una realtà parallela, perché la mia professione stava devastando anche la mia vita privata. Poi è diventato uno strumento di dialogo per alcuni membri della mia famiglia e poi è diventato un libro. Il libro che ha portato a grandi risultati, perché grazie a Io non voglio fallire abbiamo un fondo nazionale che aiuta le aziende e porta il mio nome. Con i racconti su Atlantis vorrei che si leggesse in maniera semplice anche per coloro che di geopolitica non ne capiscono molto come me, quello che potrebbe essere una visione delle cose drammatiche nella semplicità della comprensione di quello che fa all'uomo e all'essere umano certe azioni. Dalla geopolitica alla geoumanità, che troviamo in questo libro intitolato Fantasmi di Serenella Antoniazzi. Prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ne ho diversi, ne abbiamo presi diversi in questi giorni perché mi piace molto leggere. E ho ripreso in mano Non ti muovere, perché di Mazzantini, perché ci sono dei tratti all'interno che mi riportano su Fantasmi. E ancora una volta troviamo comportamenti di uomini verso donne o comunque di indifferenza generale che mi fanno riflettere. Ma allo stesso tempo, se devo confrontarlo, anche se non si dovrebbe mai fare, la crudezza che c'è su Non ti muovere non è, sebbene sia abbastanza descritta su Fantasmi, dura e diretta come su Fantasmi. Perché quando ho raccolto le storie di Agnese, Agnese registrava dalle 2 alle 4 di mattina circa su WhatsApp, e lunghi racconti di 14, 15, 20 minuti. E io con le cuffiette, mentre mi spostavo andando a lavoro da un appuntamento all'altro, ascoltavo e riascoltavo, perché a volte mi sembrava impossibile, perché la sua richiesta era non essere morbosa,
non mancargli mai di rispetto, quello che tocca troppo il loro intimo, non lo raccontare. Allora, ascoltare e riascoltare, scremare e poi rileggere e poi scremare ancora perché sennò avevi il vomito e non volevo che il lettore avesse il vomito, ma che capisse sì. È stato molto faticoso. Ho avuto un editing straordinario, che è la Daniela Rossi. La prefazione è di, come diceva lei, di Luisa Lazzaroni, ma l'editing Daniela Rossi mi ha permesso di dare quel tocco in più che completava le storie, perché son di scremarle per non renderle così a volte volgari, Livio, perché diventavano quasi morbosamente dure. È stato un lavoro molto prezioso che abbiamo fatto e nonostante ciò, come dice lei, toccano il cuore, si immagini i racconti originali. E quello che mi ha dato è stato una crescita conoscitiva, perché ho dovuto assolutamente andare a documentarmi, così come sono andata a Santa Maria della Pietà a Roma durante un viaggio di lavoro e ho passeggiato per quello che erano i giardini dell'ex manicomio, ho visto il Museo della Mente. E mentre ero all'interno del Museo della Mente, io e i miei personaggi, i personaggi di Agnese, me li immaginavo su questi lettini, me li immaginavo dentro questi bagni senza porte. E non riuscivo a capire come si potesse essere così malvagi o come si possa essere così malvagi verso un altro essere umano. Quello che lei diceva poco fa, Serena D'Antoniazzi, a proposito di Agnese, quando registrava su WhatsApp i suoi racconti, di fermarsi sempre sulla soglia importante del rispetto. Io, quando lei diceva quello, mi sono immaginato quante sono le storie ancora nascoste per rispetto di questi malati che potrebbero essere raccontati, ma che per rispetto, giustamente, devono essere taciute, devono stare tra chi cura il malato e il malato stesso. E credo che sia una cosa molto molto importante la parola rispetto, ed è una parola che traccia tutta la scrittura di questo libro di persone anziane, sole, no, anziane non solo, che vivono il dolore della propria malattia, ma soprattutto vivono il dolore, come dicevamo, riprendendo la frase di Madre Teresa di Calcutta, vivono la sofferenza che è più difficile da curare, per la quale non ci sono farmaci, ovvero la solitudine, e credo che sia una cosa importante. Grazie davvero, Serena D'Antoniazzi, del tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi per questa opportunità, perché far conoscere fantasmi è sia una riflessione su storie che sono accadute anni fa, ricordiamoci che molte sono ancora vive, ma soprattutto sono realtà che possiamo trovare quotidianamente, non solo all'interno delle case di riposo, perché la solitudine di anziani oggi ce ne sono tantissime. Immaginiamo le grandi città dove noi vediamo queste persone, specialmente donne, che hanno il loro carrellino della spesa o cercano al banco frigo il pezzetto di grana che costa meno. Allora a volte un sorriso, aiutarle a sollevare un peso, prendere sullo scaffale il pacco di biscotti integrali più alti, dire buongiorno, ha un prezzo incredibile per coloro che come compagnia possono avere un gatto o la televisione. Ma soprattutto domani toccherà a noi. Allora miglioriamo il presente se vogliamo vivere un futuro dignitoso tutti. Grazie, grazie ancora Serena D'Antoniazzi. Buona giornata. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie.